Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections e bentornati alla quinta parte del video tutorial su come assemblare il cabinato arcade che ho progettato in stile Street Fighter 2. Allora, in questo video tutorial andremo a vedere tutte le fasi di assemblaggio che ci porteranno a questo. Infatti questo è il risultato finale di questo video tutorial. Andremo a vedere tutto, quindi inizieremo dall'assemblaggio dei pannelli, andremo a montare le casse audio con le griglie, andremo a montare il pannello frontale con tutte le scritte del logo Street Fighter 2, assembleremo il monitor e vi farò vedere all'interno come fissarlo, assembleremo poi il pannello di controllo con i due joystick e i pulsanti, il pannello frontale con l'insert coin e lo start, e poi vi farò vedere anche come applicare la grafica sui due pannelli laterali e non solo, andremo anche ad attaccare tutte le bordature rosse sul profilo del nostro cabinato. E prima di iniziare con questo video tutorial, mi raccomando, lasciate un super like al cabinato Retro Game e al nostro video e poi cliccate in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutte le fasi di assemblaggio. E non solo, andate a rivedere anche i video tutorial che abbiamo già pubblicato sul cabinato, trovate l'unboxing al Raspberry, che è il cuore pulsante di questo cabinato, l'unboxing del kit dei joystick arcade della EG Stars 2, e poi trovate il video tutorial per il taglio dei legni e tutti i materiali necessari per realizzarlo, il progetto che ho realizzato. A proposito, una cosa molto importante: se volete cimentarvi nel progetto di questo cabinato o qualsiasi altro cabinato, andate sulla home page del canale Mac Gabri Collections, su informazioni trovate la mail, mi scrivete e io vi mando tutto il progetto di questo cabinato, quindi modelli 3D, le messe in tavola per tagliare legni, tutto quanto. Poi voi da qui potete personalizzarlo come volete, potete fare le vostre grafiche, la vostra, cambiare le dimensioni, potete fare quello che volete. Trovi il progetto 3D per partire, è una buona idea, quindi iscrivetevi e io vi mando tutto il progetto. Ok, detto questo, iniziamo con l'assemblaggio del cabinato. Vai. E dopo aver finito tutte le lavorazioni di taglio e di preforatura sulle tavole del nostro cabinato, allora io ho passato due mani di stucco riempitivo, eccolo qui, che costa 3,90 euro da qualsiasi cinese, che servirà appunto, come dice il nome, a riempire tutti i micro difetti che troviamo sulle tavole, in modo tale da rendere la superficie abbastanza liscia. Il liscio lo otteniamo grazie a questa carta vetrata che si passa proprio sullo stucco, infatti vedete che il colore è diverso, non è la classica carta vetrata, ma è quella che si passa proprio sopra una superficie trattata con lo stucco, e lo trovate da Brigofer. Ecco qui alcuni pannelli d'esempio, quindi il pannello laterale, quello per le casse audio, i players e il panel control. Ok ragazzi, molto liscio. Adesso si passa alla verniciatura vera e propria. Procediamo. Questo è il pannello di controllo del cabinato dove andremo a montare i joystick e i pulsanti. Allora, è stato verniciato di nero, però essendo un particolare sulla quale andremo appunto a giocare, quindi il pezzo più sfruttato del cabinato, quindi useremo le dita, il palmo della mano, il polso, quindi ho paura che la vernice applicata vada a consumarsi e quindi dopo un po' di tempo fa uscire fuori il legno. Quindi ho optato per una pellicola protettiva trasparente che ho comprato da Brigofer e la sto applicando con l'apposito applicatore. Ragazzi, quindi vi consiglio di proteggere questo pannello, altrimenti dopo un po' ve lo ritrovate, diciamo, tutto logorato e usato. Ci sono diverse pellicole in vendita, su Amazon potete trovare anche la pellicola, quella con fibra di carbonio completamente nera, anche quella è molto carina. Io ho optato per una trasparente.
Andiamo ora ad applicare la pellicola protettiva anche sul pannello dei pulsanti di Insert Coin e Start. Utilizziamo sempre l'applicatore per pellicola. Ecco fatto. Adesso con il taglierino andiamo a ritagliare tutto il materiale in eccesso e andiamo ad aprire i fori. Bene ragazzi, allora iniziamo l'assemblaggio del nostro cabinato. Allora abbiamo predisposto il basamento per terra, questo per il momento non lo fisseremo, ci servirà soltanto come centraggio. Allora cosa andiamo a fare? Andiamo a posizionare i due pannelli laterali, sulla quale abbiamo già fatto tutte le preforature, quindi lo andiamo a predisporre in questo modo. Mettiamo anche il pannello posteriore, ovviamente ragazzi sarà tutto allineato grazie alle quote già prese con il modello 3D, quindi già tutto predisposto vi trovate. Ecco fatto. A questo punto andiamo a fissare il pannello posteriore ai listelli dei pannelli laterali. Quindi andiamo, ovviamente ci sono già tutti i fori già realizzati prima, questo perché? Per evitare di andare a danneggiare la verniciatura dei nostri pannelli. Quindi andiamo ad apporre le prime viti per fissare questi elementi. Ok, adesso andiamo a mettere un'altra vite sull'altro pannello in modo tale da rendere tutto stabile. A questo punto andiamo a inserire tutte le altre viti. Procediamo. Così come si presenta il pannello posteriore dopo che è stato fissato con tutte le viti. Allora vi ricordo che queste sono delle viti autofilettanti 4,5x35. Allora qui possiamo vedere già alcune caratteristiche del pannello posteriore. Allora questa è la sede per inserire il cavo di alimentazione con l'interruttore e il sistema fusibile di protezione. Questo è diciamo l'apertura dove usciranno i miei comandi per la scheda audio, quindi ci sarà l'interruttore per accenderla e il regolatore del volume. Poi questo dipende dal tipo di gas che voi andrete ad utilizzare e ovviamente questa apertura al centro sarà diciamo l'apertura per il pannello che collegheremo qui a cerniera per poter accedere all'interno del cabinato. Adesso possiamo capovolgere il cabinato e fissare il pannello posteriore ai listelli sempre dei pannelli laterali. Quindi andiamo a avvitare due viti per lato in modo tale da stabilizzare diciamo questi elementi. E come al solito tutti i listelli sono già preforati. Come potete vedere non ho nessun problema per avvitare le viti. Vediamo la parte di sotto. Dopodiché procediamo a fissare tutte le altre. Procediamo ora con il fissaggio del pannello superiore, quindi lo andiamo a predisporre qui in alto, verifichiamo la coincidenza con i fori sottostante dei listelli, allarghiamo leggermente il pannello laterale per accostare
il nostro pannello. Eccolo qui. Perfetto. Adesso andiamo a inserire le viti. Alterniamo le avvitature in modo tale da centrare i pannelli. Ed ecco fatto. Andiamo ora a montare uno dei due pannelli di controllo, ossia quello frontale, in cui saranno posizionati i pulsanti per l'insert coin, quindi per inserire la monetina, e poi il pulsante di start. Quindi questi saranno per il primo giocatore, mentre questi saranno per il secondo giocatore. Quindi prima di fissare il pannello sulla nostra struttura, andiamo già a predisporre i pulsanti per comodità. Procediamo. Utilizzeremo per questo pannello i pulsanti bianchi, ossia questo sarà il pulsante insert coin e poi lo start dedicato al primo giocatore, che è questo, che come potete vedere ha stampigliato sopra il pulsante il simbolo di un giocatore. Mentre sull'altro andremo a inserire un altro pulsante bianco per inserire la monetina, quindi l'insert coin, e poi andremo ad inserire il pulsante per avviare la partita del secondo giocatore. Adesso dalla parte opposta andiamo a serrare i quattro pulsanti con le ghiere. Procediamo. Vi ricordo che queste ghiere sono dentellate e quindi praticamente hanno un sistema anti-svitamento incorporato. Allora ragazzi, questa fase è importante perché fate attenzione, non montate il microinterruttore se prima non avete montato il pulsante nel pannello, perché altrimenti poi la ghiera non entra. Quindi dovete prima fare questo passaggio, ossia fissare il pulsante al pannello, e dopodiché possiamo montare il microinterruttore qui sul pulsante. Quindi andiamo a serrare tutti i pulsanti del nostro pannello. Ed ecco come si presenta il pannello di controllo al termine di questa fase di assemblaggio. Mi raccomando, l'unica cosa da fare poi sarà quella di mettere dritti i pulsanti dove troviamo appunto il disegno del primo giocatore e del secondo giocatore. E questa è la parte posteriore. Ok, adesso siamo pronti per andare a inserire i quattro micro interruttori sui pulsanti. Ed eccolo qui il micro interruttore che trovate all'interno del kit dei joystick arcade della AG Start. Allora, sono dei micro interruttori ovviamente normalmente aperti. Cosa significa? Che quando premiamo si chiude il contatto, ok? Quindi nello stato di riposo sono aperti, non conducono. Adesso vi faccio vedere anche come dovete testarli, perché una volta montati è scomodo andarli a rismontare, quindi direi di fare un controllo prima, ok? Allora, cosa facciamo? Questi microinterruttori, come potete vedere, hanno questi due fori. Non facciamo altro che andare a orientare il microinterruttore in questo modo e questi due perni che troviamo sui pulsanti andranno rispettivamente a incastrare il microinterruttore su questi due fori. Procediamo. Quindi allarghiamo delicatamente qui la sede, andiamo a premere, facciamo attenzione a non fare danni. Verifichiamo che i perni siano inseriti ed ecco fatto. Ed eccolo qui ragazzi, l'effetto sala giochi, che spettacolo! Vedete come funziona? Il pulsante va a premere quello del microinterruttore in questo modo e la molla interna fa ritornare il pulsante all'indietro.
Ok, adesso andiamo a montare tutti gli altri microinterruttori. Bene amici, allora abbiamo montato tutti e quattro i microinterruttori. Io ovviamente prima di farlo li ho già testati. Allora, come li andiamo a controllare? Prendiamo un tester, selezioniamo il contatto sonoro, ossia quello lì che ci fa capire se un contatto esiste o no. Quindi praticamente quando è aperto non suona, quando abbiamo il contatto chiuso suona. Ok, quindi è veramente un test semplice. Come vi dicevo prima, sono dei microinterruttori a contatto normalmente aperto e quindi praticamente non suonano quando non vengono premuti, in quanto appunto non c'è nessun tipo di contatto. Ovviamente quando andiamo a premere il microinterruttore andiamo a chiudere il contatto e quindi dovrebbe suonare. Ok, quindi facciamo questa verifica per tutti i microinterruttori prima di andarli a montare su pulsanti. E sempre per comodità andiamo a eseguire anche il collegamento dei cavi elettrici, quindi questi li troviamo sempre contenuti all'interno del kit dei joystick Arcade. Allora, per comodità andiamo a montare il cavo blu sul comune del microinterruttore e il cavo bianco sul contatto. Ed ecco fatto, questo poi sarà il morsetto con il quale andremo a fare il collegamento sulla scheda USB. Adesso andiamo a inserire i cavetti su tutti gli altri microinterruttori. Ed ecco il nostro pannello finalmente pronto per essere assemblato sulla struttura del cabinato. Procediamo! Andiamo quindi a posizionare il pannello nella sua sede. Modo e andiamo a serrare con le viti. Tutto predisposto. Ed ecco fatto. Bene ragazzi, questa parte dedicata all'assemblaggio del cabinato arcade stile Street Fighter 2 termina qui. E ci vediamo al prossimo appuntamento in cui continueremo ad assemblarlo. E mi raccomando, lasciate un super like se il video vi è stato utile e mi raccomando, cliccate in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabby Collections per seguire insieme a noi tutte le prossime fasi di assemblaggio. Ok, ci vediamo al prossimo video. Ciao!